Ciao Fiu e benvenuti in questo ennesimo video. È un po' che sono assente dal canale e volevo farlo in un'area che conoscevo abbastanza bene, o almeno pensavo di conoscere abbastanza bene. E invece me l'hanno demolita tutta. Guardate, guardate, cioè è praticamente un cantiere unico. Questo per farvi capire che praticamente nulla è mai come sembra, o almeno nulla rimane come ci ricordiamo, ma basta un niente, basta un cantiere, una palizzata così che delimita una recinzione come quella che chiude e tutto può cambiare da un momento all'altro. Voi arrivate in un posto e vi trovate tutto sconvolto e tutto praticamente diverso. Sembra praticamente impossibile che un affarino come questo, apparentemente innocuo, ma poi così innocuo non è, riesca a demolire tutto, riesca praticamente a cambiare il paesaggio. Vabbè, quindi noi ci rintaniamo nella car, perché ovviamente essendo in giro per lavoro non ho il camper qui, ma utilizzo la car, e mangiamo qualcosa. Così magari nel frattempo vi racconto quello che devo dirvi. Ho comprato qualcosa in un supermercato e si cela dietro questa tenda. No, questa è la mia giacca. Ho comprato del pane composata incorporata, un'insalatona con dentro l'uovo, dell'ananas e una bottiglietta di Coca-Cola, zero zuccheri, zero caffeina. Assembliamo il pranzo. C'è del mais, delle carote, insalata verde ovviamente, due cetriolini, delle uova sode. Diciamo c'è un po' tutto. All'interno si cela il condimento, che non è altro che all'interno di questa confezione. Non c'è scritto più di tanto, ho schizzato tutto sul sedile. Ho comprato anche le posate, coltello e forchetta e niente. E poi me la mangio, vabbè, voi vedrete magari un video più veloce, per evitare che vi facciate due palle a guardarmi a mangiare. Ciao, buon appetito a me. E ovviamente non può mancare la frutta, quindi dell'ananas a pezzettoni e assaporo sempre con questa forchetta. Buono. Nel frattempo, come tutte le volte, mi ricordo e mi accorgo che in fondo alla vaschetta, adesso non la metto in piedi se no lo svuoto il contenuto sul sedile della macchina, che ho già fatto abbastanza macelli anche qua, praticamente all'interno della confezione c'è uno stecchino per puntare in pratica i pezzi d'ananas. Adesso abbiamo fatto della pattumiera, andiamo a smaltire la pattumiera da buon campeggiatore camperista, come tutti sanno. Ecco, per tutti quelli che pensano che i camperisti siano dei vuncioni, questa è una piccola scenetta. Qui c'è la pattumiera, l'ho buttata dentro lì, giusto per chiarire. Dopo pranzo si può fare una passeggiata lungo il sentiero. Stanno costruendo un centro sportivo con diversi campi di calcio. Nella zona, come in tante zone boschive frequentate da passeggiatori del giorno, diurni, ci sono varie stazioni fitness. Lì per esempio in alto
ci sono delle parallele. Qui adesso devo anche guardare dove mettere i piedi, perché può essere anche pericoloso e non vorrei sbrisigare, come si dice. E qui c'è questa enorme montagna di terra che non c'era fino a qualche tempo fa, non c'era. Il sentiero qui andava dritto, adesso invece si inerpica leggermente su per quella montagna. Siamo usciti dalla zona di cantiere, che è tutta quella delimitata da quella rete, proprio cambiato tutta la morfologia del territorio, proprio cambiato tanto. E qui riprendiamo il vecchio sentiero, che era quello che facevo ai tempi, per arrivare alla zona di ristoro. L'unico problema di questo punto è che non c'è un punto d'ombra, ne sarebbe utile un bel ombrellone. Andiamo a vedere chi c'è qui vicino. Due amici che non vedo da tempo. Ciao! Due amici che ormai vivono qui praticamente, come me, che vivo all'aria aperta. Anche loro hanno scelto di vivere all'aria aperta e sono qui. Non mi ricordo i vostri nomi, se volete ricordarmeli. Sono Gina e Pina, Pina e Gino. Dunque, sono, a vederli così, non riesco a capire se sei un maschio o una femmina. Loro sono molto carini, stanno lì, vivono in questo spazio che praticamente è uno spazio verde. Qui davanti passano i running, passano quelli che vanno al canile, perché più avanti c'è un canile. E niente, sono qui, scrivono che per il loro bene è meglio non dargli niente. È un po' come le anatre e le papere, che è meglio nel lago non dare niente, ma si ha il vizio di dare il pane e tutto, che gli gonfia lo stomaco. È una cavolata paurosa. Loro sono carini, sono lì che aspettano qualcosa, ma purtroppo io non ho qui niente, c'ho solo la Coca-Cola, ma non è il caso, perché poi tra l'altro è anche Coca Zero, quindi non gli farebbe neanche, non gli darebbe neanche il sostentamento. Quindi niente, vi saluto, passo 5 minuti con loro e parliamo un po' e poi ci sentiamo dopo. Allora, volevo farvi notare una cosa. Lì c'è un cartello vicino ai due somarelli con scritto PF, per favore, per il bene degli asinelli non date niente da mangiare, grazie. Sembra scritto da loro. Non date niente da mangiare. Quindi? Glielo do o non glielo do? Se non devo dare niente, vuol dire che devo dar qualcosa. Allora, lì sotto c'è un bel fiumiciattolo. Devo dire che quest'estate, o comunque quando faceva caldo, sono andato giù ed era molto stato molto interessante, perché l'acqua è fresca, ti puoi rinfrescare i piedi e non solo, e tanta roba. Tanto il cantiere ha ripreso vita, perché anche se siamo a venerdì, ma comunque è pomeriggio, dopo la pausa pranzo hanno ricominciato. Qui siamo all'interno di un bosco, almeno in periferia, e ci sono i castagni. Questa mi è rotolata davanti ai piedi un attimo fa, ancora nel suo riccio. Ed eccoci tornati alla macchina. Direi che il video della pausa pranzo durante la giornata lavorativa, dove non riesco a tornare al camper perché è corto il periodo di pausa e quindi la svolgo in macchina, vi ho fatto vedere come. Del video non vi dico cosa dovete fare, perché lo sapete fare, mi raccomando, fatelo. E niente, vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!